Ah, buongiorno a tutti. La primavera, finalmente è arrivata la primavera. Il caldo, il sole, gli uccelli, gli insetti impollinatori. Torna la stagione degli amori per gli animali e per le piante. Eh sì, per le piante e per gli umani, volevo dire. E però è anche la stagione dell'erba, dell'erba che cresce male e dell'erba da cercare di debellare in tutti i modi. Purtroppo queste settimane passate sono state caratterizzate da precipitazioni intense e frequenti, accompagnate da temperature alte. Quindi, quando vi ricordate, qui avevamo fatto questo passaggio che si nota ancora con il Ripper e avevamo detto che avrei ripassato per traverso, quindi in quest'altro verso, con l'erpice, ma non è stato mai possibile farlo perché pioveva sempre. Ora ci sarebbero dei lavori urgenti da fare, cioè il diradamento, e poi lo vediamo, ma sono costretto a correre con questa lavorazione di erpicatura per distruggere le infestanti che in certe zone sono alte. Guardate quelle spighe laggiù, sotto quella pianta di Susino, quelle spighe sono alte più o meno come un bambino di 6 anni, stanno intorno a 1 metro, forse anche qualcosa di più. Quindi guardate che belli i fiori della borragine. Questi sono i fiori della borragine che si mangiano pure. Ecco, la borragine che fino a 2 settimane fa non aveva i fiori è andata tutta a fiore, vedete? Si è alzata tantissimo e così tutte le erbe infestanti che quindi adesso dovremo distruggere. Fortunatamente in questo compito mi torna d'aiuto il mio migliore amico. Il Morgano, eccolo qui, o erpice di Morgan, l'erpice a dischi, insomma. Ora, questo attrezzo è fantastico perché nella sua semplicità è estremamente efficace e poi vedremo tutte le sue caratteristiche positive fra poco, ma prima andiamo a vedere un po', facciamo un centinaio di metri insieme e andiamo a vedere come funziona. Questo è il risultato del passaggio dell'erpice a dischi, vedete? È fantastico perché è un amico instancabile che distrugge completamente le infestanti. Lui dell'erba veramente se ne infischia, macina tutto, erba, frasche, rami. Distrugge veramente tutto con estrema facilità e con un'alta efficienza. Certo, il terreno non è sminuzzato in maniera molto fine, ma tanto qui non dobbiamo piantare gli ortaggi. È un frutteto e per le piante da frutto va benissimo così. Facciamo un centinaio di metri insieme e vediamo come funziona. E andiamo. Non ti avvicino tantissimo alle piante perché sto guidando con una mano sola, mentre reggo il telefono e potrei prenderle facendo danno, perché quello come la tocca porta via un pezzo significativo di scorza. Poi possono entrare malattie, insomma, faccio danni. Allora, guardate quanto è alta l'erba qui. L'erba qui è alta più o meno come 3 piedi. Come vedete però l'erpice a dischi se ne infischia assolutamente. E allora andiamo a vedere perché io adoro questo attrezzo, perché lo considero l'amico di tutti gli agricoltori. Perché innanzitutto semplicità costruttiva e strutturale. La semplicità costruttiva è fondamentale in agricoltura perché
più un attrezzo è semplice, meno organi meccanici abbiamo in movimento, più è affidabile e resistente alle rotture, perché meno cose ci sono, meno cose possono rompersi, è ovvio questo principio. Nonostante la sua semplicità strutturale e la sua eccezionale robustezza, considerate che un erpice come questo durerà più di voi. Se avete soltanto l'accortezza di ingrassare gli organi lavoranti, 1, 2 e 3, ci sono tre ingrassatori lì, e un po' di grasso negli organi che scivolano quando si apre, perché questo può aprirsi o chiudersi per regolare la profondità di lavorazione, basta avere l'accortezza di mettere un po' d'olio, un po' di grasso negli organi soggetti ad usura, questo durerà sicuramente più di voi. Lo tramanderete ai vostri figli e probabilmente, come in questo caso, ai vostri nipoti. Questo qui infatti avrà degli anni 60 più o meno. Come potete vedere è privo di meccanismi idraulici per apertura e chiusura. L'apertura e chiusura si regola con questa bella cordicella. Tirando la cordicella questo piolo scende, voi andate avanti e quest'asta si sfila facendo aprire di più quelle due ali. Le due ali con le due sezioni, insomma, con gli assali che portano i dischi, aprendosi aumentano l'inclinazione con cui il disco colpisce il terreno. Come vedete, questi dischi non sono dei dischi veri e propri, ma sono delle calotte di sfera. Vedete? Hanno questa forma concava, che sono appunto delle calotte sferiche. Più le incliniamo verso il terreno, quindi se colpiscono il terreno così, hanno un'azione di lavorazione sul terreno più intensa. Se invece lo chiudiamo tutto e quindi colpiscono il terreno in maniera perpendicolare, semplicemente rotolano senza scavare niente. Quello che fanno è tagliano il terreno nell'angolazione della calotta sferica e girando lo rivoltano e lo rimescolano, ma contemporaneamente tagliano l'erba, la rimescolano, quindi la ritirano per aria, la mettono con le radici per aria e fanno sì che si secchi. E soprattutto mi piace perché, al contrario degli erpici a denti o degli estirpatori, che qui non sarebbe possibile usare perché anche se io ho passato la trincia, però ci sono sempre dei residui di frasche, vedete? E quindi questi rimarrebbero tutti intrecciati in mezzo agli organi lavoranti e quindi si ammucchierebbero e si renderebbero impossibile il lavoro. Invece lui passa soprattutto e taglia tutto, vedete? Guardate come l'ha tagliato qui. Quindi è ideale per i frutteti perché semplicità costruttiva, affidabilità, resistenza, velocità, perché prima avete visto io sto lavorando in quinta veloce, potrei lavorare anche in sesta, però essendo questo un attrezzo molto vecchio non voglio esagerare con le sollecitazioni e con le vibrazioni che potrebbero farmi rompere qualcosa, voglio evitare rotture, quindi mi tengo un po' a freno, ma comunque sto lavorando in quinta veloce. Io ho visto che moltissimi lavorano i frutteti con la presa. Perché? Cioè, a che serve? Nel senso, fate la terra tutta carina, sminuzzatina, piccolina, ma non ci dovete mettere i semi delle piante da orto, quindi è insensato. Spendete un sacco di gasolio con la presa, spendete un sacco di gasolio anche con gli erpici rotanti, insomma con tutti gli attrezzi che funzionano con il movimento del motore attraverso il cardano, e perché dobbiamo far muovere un sacco di organi lavoranti e quindi c'è sicuramente meno cavalli del motore che azionano la trazione, insomma, che vanno sul trascinamento dell'attrezzo, perché una buona parte della potenza del motore è assorbita dagli organi lavoranti. E inoltre avevo perso il filo perché nel frattempo è arrivata mia moglie col cane. Stavo dicendo, non solo un risparmio di gasolio perché ci sono meno organi in movimento che assorbono la potenza del motore, ma rispetto alla fresa, la velocità di esecuzione. Questo appunto è un mezzo veloce con la fresa, ma quando lo lavorate il frutteto con la fresa la velocità d'avanzamento è lentissima, è esasperante. Io non ce la faccio a lavorare con la presa, proprio mi addormento sul trattore.
possibile lavorare con la presa, puoi fare un pezzettino d'orto, ma se devi fare ettari, io qua adesso devo fare 5 ettari, immagina farli con la presa, ci vuole una settimana. Poi un'altra cosa per cui mi piace questa attrezza, appunto il fatto che non necessita una pulizia accurata del frutteto dai residui di potatura, quindi è sufficiente una trinciata anche approssimativa. Fate ovviamente molta attenzione nelle manovre, perché questo qui è un erpice a dischi a traino, non a sollevatore. Io lo preferisco perché sforza, ci sono meno cose che sforzano, insomma non ci sono l'attacchi a tre punti, non sforza e non pesa sull'impianto idraulico del trattore, e quindi va semplicemente trainato. Però bisogna sicuramente fare attenzione quando si fanno le manovre, perché non potendo essere sollevato e spostato quando si gira attorno a una pianta, se prendete male la curva, diciamo, questo finisce addosso alla pianta e la portate via, perché poi è facile ad incastrarsi, non tanto questo con erpice a V quanto quelli a X da piano campo, quelli si incastrano facilmente. E se quando lavorate con questo qui, una cosa importante, l'erpice a V, come vedete da questa forma, vedete la curvatura verso sinistra, questo può girare solo a sinistra, voi con questo non potete girare a destra, rischiate di sforzare troppo l'attacchi del timone e di rompere qualcosa, perché si pianta nel terreno se girate a destra. Con questo lavorate sempre solo girando a sinistra. Quindi se, per dire, se questa fosse la mia prima fila del frutteto e io devo andare verso destra per fare tutte le file, devo, non posso mettermi così, andare fino su, poi girare a sinistra, andare fino giù e poi non posso girare a destra. Quindi inizio dall'interno della mia prima fila, vado giù, giro a sinistra, torno su facendo la parte esterna, poi giro di nuovo a sinistra e vado sulla seconda fila, sempre nella parte interna, vado giù, giro di nuovo a sinistra e faccio la parte esterna della seconda fila, torno su, giro a sinistra, la terza fila, e così via e così via. Ora, oggi finisco questo lavoro, vedete qui sono passato qua, devo fare ancora la parte interna, perché poi il prossimo lavoro urgente da fare, che avrei cominciato già ieri ma dovevo assolutamente togliere tutta quest'erba, è il dilatamento delle cose più precoci, come questa varietà di albicocche, che come vedete sono strapiene. E questa è un'operazione assolutamente importante. Ci faremo un video apposito la settimana prossima, appena comincio, ma giusto per darvi un assaggio, qui bisogna portarsi la forbice e si taglia lì. Gli ultimi 10-15 cm del rametto li togliamo proprio, perché tanto quelle in punta al ramo generalmente vengono una schifezza. Quindi ad esempio qua, questo ramo, mettiamoci di qua che c'è il sole migliore, ecco, lo taglierò a rei con le forbici qui, e poi qui dentro tic tac lo aprite buttando senza pietà. Bisogna allentarle, che sennò non c'è spazio per la crescita e vengono piccole, brutte, sciape, ok? Quando voi vedete della roba grossa sui banchi, subito il bias cognitivo che interviene per primo è: chissà che cosa gli hanno dato, le hanno pompate di concimi, di acqua, di ormoni. No, la cosa fondamentale per far crescere la frutta, la prima cosa è questa, il diradamento. Un ramo del genere, queste già sono troppe, io ne leverei ancora qualcun'altra, ecco, queste sono quelle che può portare a frutto in maniera decente, e stiamo parlando di albicocche. Ovviamente se fossero pesche ne lasceremmo massimo 4. Vedete quante ne ho buttate solo su quel rametto? Se le lasciassi tutte sarebbe un disastro, perché non crescerebbe nulla, rimarrebbero tutte assolutamente non commerciabili, né per sapore e né per dimensioni. Quindi questo è il prossimo lavoro importante da fare, qualcuno me l'aveva chiesto nei commenti,
lo faremo a partire da lunedì perché tanto l'agricoltore non conosce riposo e quindi il 1º maggio per me è un giorno normale. Allora, spero di essere stato esauriente sul Morgano, che è appunto il miglior amico dell'agricoltore. Un attrezzo tutto sommato molto economico, ma che ripagherà facendo un ottimo lavoro per un sacco di anni. Poi, tra l'altro, rimescola la superficie del terreno e quindi va a interrompere quella capillarità di cui abbiamo già parlato, quindi permettendo la conservazione dell'acqua. Sarebbe stato meglio aspettare un paio di giorni perché il terreno è ancora un po' umido, ma purtroppo c'è fretta e quindi un saluto, alla prossima!